Buongiorno splendide scintille di luce, eccoci qua al video per questa nuova settimana che sta iniziando. Cosa ci riserva? Cosa ci dicono le carte? Quali spunti di riflessione ci portano per questa settimana? Il primo è il nostro spirito della settimana, che è lo spirito del canarino. Lui ci chiede di intonare il nostro canto, ci chiede di manifestare la nostra scintilla divina, ci chiede di portare fuori quello che abbiamo dentro. E questo anche ci dice, questo spiritello ci dice di ascoltare il soffio del vento per cercare dentro di noi quella scintilla divina, quella nostra anima da manifestare. Fantastico! E poi arriva lui, questo spirito ci dice di smetterla di lottare tra le varie parti di noi. Tra il bianco e il nero, tra il giusto e lo sbagliato, ci mette in guardia dallo schieramento. E infatti in questo periodo siamo portati a schierarci ovunque, pro vax, no vax, pro lockdown, contro lockdown, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questi possiamo vederli anche come aspetti di noi, come parti di noi in lotta tra di loro, dentro di noi. E questo spirito ci chiede di iniziare a comprendere che nel momento in cui io inizio a fare dialogare con le parti, al posto di cercare di farne prevalicare una, allora in quel dialogo io trovo veramente le risposte ai miei problemi, trovo veramente quella scintilla che si trova nell'unione, non nella separazione. Queste sono un po' le carte che aprono questa settimana. Ma quale un po' è l'emozione che ci può far decadere da queste intenzioni, da questi intenti? È il non sentirmi abbastanza. Non sentirmi abbastanza sostenuto. Non sentirmi abbastanza capace di capire quale delle due strade prendere, magari. Ecco, questa sensazione ci potrebbe seguire per un pochino di tempo. È anche vero che l'emozione di questa settimana è il coraggio, è la voglia veramente di agire nel mondo e per il mondo. Che possiamo percepire, dare una mano a sentire maggiormente anche utilizzando oli essenziali come il timo, l'arborvitae, e mi viene in mente anche il bergamotto che dà una sferzata di energia al terzo chakra. Mi viene anche in mente che si può usare la miscela della trasformazione, il DDR Prime, che ci dà una carica, ci dà la voglia di cambiare. Mentre quelli che sono gli oli prettamente usciti dalle carte per questa settimana sono l'origano, lo lang lang, la lavanda e la camomilla romana. La lavanda, la camomilla romana li metto insieme perché? Perché la lavanda ci aiuta alla comunicazione, quindi ci aiuta a portare comunione, a portare dialogo tra quelle parti di noi che apparentemente sembrano gli opposti e ci aiuta anche a comunicare con la nostra guida interiore. La camomilla romana è l'olio della spiritualità, è l'olio che ci mette in comunicazione con la parte più profonda di noi, con la parte più animica di noi. Questa unione, questo connubio mi fa pensare che la comunicazione sia molto agevolata in questo periodo. Gli altri due oli li ho messi insieme anche loro. Da una parte c'è l'origano, che posso anche usare insieme alla lavanda tranquillamente. L'origano è quello che mi crea una sorta di distacco. È come se, ok, queste due parti sono in lotta, a me non interessa chi vince, interessa solo che queste due parti finalmente trovino l'unione. Ecco, questo distacco dall'aver per forza ragione a tutti i costi ci aiuta veramente a mettere in comunicazione queste parti di noi. Quindi per questo è fantastico metterlo insieme alla lavanda per fare un lavoro di questo tipo. Mentre lo Lang Lang è l'olio del bambino interiore, ci aiuta anche a entrare in comunione con la parte più profonda di noi, il nostro bambino, quella parte che spesso ha bisogno di essere accettato, di essere accolto, di essere accudito,
che se è sofferente crea tutta una serie di squilibri, di disarmonie anche dentro di noi. Come possiamo usarli? Possiamo preparare il nostro Roll-On, come sempre, due gocce di Ylang Ylang, due gocce di lavanda, una goccia di origano, una goccia di camomilla romana. Effettivamente le gocce sono poche questa settimana rispetto alle altre, ma ho scelto questi numeri perché secondo me il numero 2 è scusate, è il numero del femminile, mentre il numero 1 è il numero dei nuovi inizi. Quindi li ho trovati perfetti, anche se io mi lascio comunque sempre guidare dagli spiriti, riflettendo dopo, effettivamente sono i migliori numeri che potevano uscire, ma non poteva essere diversamente. Quindi questo è un pochino la lettura di questa settimana. È una lettura che cambia drasticamente l'energia rispetto alle letture precedenti. Nelle letture precedenti si sta facendo un lavoro molto interiore. In questa lettura si fa ancora un lavoro molto interiore, ma si inizia a portarlo fuori. Attraverso lo spirito del canarino siamo portati a iniziare a manifestare ciò. In effetti, secondo me, ed è una mia opinione personale, ci vogliono quattro pilastri per poter manifestare appieno la nostra anima qui sulla Terra. Questi grandi pilastri si potrebbero racchiudere in due grandi categorie: il lavoro spirituale e il lavoro fisico. Nella prima categoria del lavoro spirituale ci metto il lavoro spirituale su me stessa e anche il lavoro spirituale verso la terra, intesa come tutti coloro che ci abitano proprio come pianeta Terra. Può essere una meditazione per portare luce alla terra, può essere una richiesta di portare pace e amore sulla terra. Può essere un offrirsi per fare dei trattamenti energetici spirituali per chi è in grado di farli ad altre persone. E il lavoro su me stessa, quindi lavorare su quelli che sono i miei blocchi, lavorare attraverso le meditazioni sulla manifestazione della mia anima, lavorare sul portare luce dentro di me e manifestarla. Perché questo è in effetti il secondo passaggio importante, il lavoro fisico. Per lavoro fisico intendo il lavoro fisico su me stessa. Quindi prendermi cura del mio corpo, prendermi cura della mia casa e il lavoro fisico nel mondo, agire nel mondo per portare quella luce che brilla dentro di me. Agire nel mondo e nel modo in cui ognuno è portato a fare. Chi è avvocato potrà farlo attraverso il suo lavoro, chi è maestra può farlo attraverso il suo lavoro. Chi è cassiera può farlo attraverso il suo lavoro. Possiamo agire in tanti modi, ma agire è la parola, secondo me. Perché altrimenti non avremo un corpo fisico, altrimenti non saremmo qui in un corpo fisico. Siamo qui in un corpo fisico per poter agire e creare materialmente con le nostre mani il mondo che tanto vogliamo, che tanto speriamo, che tanto desideriamo. Ma se quella creazione non parte da noi, singoli, ognuno di noi, non si manifesterà. Non possiamo aspettarci la pappa pronta che qualcun altro faccia il lavoro al posto nostro. Non è per questo che siamo qui. Siamo qui perché ognuno con la sua azione crei il mondo che vuole, il mondo di pace e amore che desidera. Uniamoci, certo, ci si può unire. L'unione fa la forza. Ma possiamo anche, ognuno nel nostro piccolo, agire per quello che gli è possibile fare. Non parlo assolutamente di qualcosa non legale, assolutamente, ma parlo di agire nell'amore per l'amore, attraverso quello che ognuno nel proprio piccolo può fare, può dare agli altri per creare quel mondo, indipendentemente da quali possono essere le sue convinzioni politiche, religiose, piuttosto che, perché quelle non hanno importanza. Ha importanza ciò che ognuno ha nel cuore, ha importanza ciò che ognuno vuole creare. Ed è arrivato il momento di creare quel qualcosa materialmente con la nostra azione nel mondo. Azione dettata dal cuore, però, dettata da quell'unione con la nostra anima,
L'azione deve essere dettata dall'anima, non dalla paura. Se agiamo nella paura, se agiamo nel senso di colpa, non creeremo mai un mondo di pace e armonia, un mondo d'amore, perché per creare un mondo d'amore dobbiamo vivere nell'amore. E con questo io vi saluto, scintille di luce, e vi auguro una fantastica settimana piena di amore e di luce. Ciao a tutti!